Questo è un tema davvero molto, ma molto importante. Strano che magari per la pausa vi lascio con questo tema senza continuare con il libro degli atti, ma ce l'ho a cuore, ce l'avevo a cuore questo tema da un po' di tempo, perché voi sapete questo momento che abbiamo vissuto da marzo fino adesso, ancora c'è questa emergenza in atto. C'è paura, c'è molta paura. La paura fa 90, come si dice a Napoli, ma questa paura, la cosa che più mi sconvolge, se lasciatemi questo termine, è che la paura, vedo molta paura anche in tanti che si professano di essere credenti. La nostra vita, dobbiamo saperlo, lo dice la Bibbia, è come un vapore. Lo dice Giacomo, io poi fra non molto predicherò su questo testo, mentre dice così Giacomo, mentre non sapete quel che succederà domani, che cos'è infatti la vostra vita, dirà Giacomo, siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Qual è la cosa che più vi spaventa nella vostra vita? In questo periodo abbiamo sentito tantissime notizie, veramente non tanto belle, a causa del coronavirus. In Italia dicono, io adesso mi baso su quello che dicono, sono morti circa 35.000 persone, forse più di tanto. In tutto il mondo attualmente sono morti circa 667.000 persone. È ovvio che so che in mezzo a tra quelli che state ascoltando, sicuramente c'è qualcuno che avrà perso un caro, non, magari non per forza con il coronavirus, ma si muore. Si muore, fra l'altro, andavo a vedere poco fa delle statistiche, diciamo della nostra Italia. In Italia muoiono circa 667.000 persone. Queste 667.000 persone sono morte nel 2019. Diciamo che sono morte anche di influenza l'anno scorso, sentite bene, perché ha molto a che fare con quello che abbiamo vissuto noi, circa 53.000 persone a causa di malattie respiratorie, diciamo, l'influenza. Col coronavirus sono 35.000, l'anno scorso ne sono morti senza coronavirus circa 53.000 persone. È ovvio che sto parlando di un tema davvero molto particolare, non voglio minimizzare questo tema, vi chiedo perdono se do questa impressione, perché il dolore e il lutto sono delle cose che purtroppo impegnano tante persone sulla faccia della terra. Il dolore è, diciamo, un'intensa sofferenza emotiva che spesso è causata da una perdita personale. Racchiude questo dolore il dispiacere, anche una profonda tristezza. Diciamo che il dolore fisico c'è anche, viene anche di angoscia, diciamo così. Specialmente questo quando c'è una persona che muore, una persona amata. Quindi il lutto è un periodo difficile. Anche noi come chiesa domenica scorsa abbiamo dovuto fare un funerale di una sorellina di 96 anni. Comunque è sempre un dispiacere, è sempre un momento particolare. Diciamo che il ciclo di quando si affronta un lutto o il dolore è un ciclo lungo. Quando parlo di ciclo, parlo del ciclo della guarigione dal dolore. Di solito ci sono diverse cose che bisogna, diverse fasi che bisogna passare per guarire da una certa, un certo dolore causato da una dipartenza. Per esempio, ci può essere lo shock iniziale della morte, che sarebbe diciamo, quell'intenso impatto emotivo che a volte lascia la persona come paralizzata, perché tu non te le aspetti. L'altra cosa che forse bisogna ancora capire, guarire, alcune volte è questo sfogo emotivo. Lo sfogo emotivo viene caratterizzato dal pianto. E poi c'è un altro ciclo che
alcune volte succede, solitudine, depressione, diciamo che il senso di perdita spesso viene collegato al grado di dipendenza dalla persona defunta, quindi le persone che vengono a mancare, se hanno avuto un impatto nella nostra vita, alcune volte questo può succedere. Oppure un'altra cosa di cui abbiamo bisogno della guarigione è il senso di colpa, cioè quel sentimento caratterizzato dal pensiero avrei potuto fare di più, per esempio, oppure avrei dovuto fare qualcosa di diverso verso la persona che adesso non c'è più. Altre volte c'è anche l'aspetto della collera, dell'ostilità, in questo caso nei confronti di Dio, perché Dio mi ha fatto questo, no? Spesso le persone che hanno una perdita di un caro dicono questo. Poi c'è anche quella parte della apatia, dell'inerzia, non posso continuare così, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è ovvio che quando succede questo c'è bisogno di una guarigione, quindi ci vuole un ritorno graduale alla speranza, perché la vita continua. Noi ce la possiamo fare, ce la faremo, perché Dio ci aiuterà, ci aiuta a superare questa perdita, questa circostanza. Quindi si ritorna alla realtà, si ritorna alla normalità, ammettere anche la perdita e adeguarsi a quella che è la nuova situazione. Quindi, a parte tutto quello che io sto cercando di dirvi per introdurre questa tematica, diciamo che tutte queste persone che stanno morendo, fra l'altro un vicino di casa mia, questa mattina uscendo da casa ho visto che è morto un vicino di casa, era anziano, anche malato, però tutte queste persone che muoiono hanno varcato la soglia dell'eternità, e la domanda forse che ci si può fare è: dove sono andati? Questa è un'altra bella questione, diciamo. Ora, a parte il dolore della perdita, cosa possiamo imparare noi che restiamo ancora su questa terra? Perché noi siamo un vapore, e allora questo vapore è ancora in pendola, non è volato via, noi ancora siamo qui, siamo su questa terra. Ora, da questa situazione che ha seminato panico, paura, c'è gente che ancora cammina con la mascherina pure dentro la sua propria macchina, da solo. Io sono andato al mare e vedo gente con la mascherina mentre sta passeggiando sulla spiaggia. C'è paura, c'è poco da fare. Allora, a parte tutto quello che sta accadendo, che cosa resterà oltre la mascherina, oltre il gel igienizzante, oltre i guanti, che poi hanno detto che ora fanno male, non è giusto, non è buono metterli, però tutto quello che è successo, cosa resterà? Dopo che finirà questa emergenza sconvolgente, speriamo che finisca il più presto possibile, cosa resterà? Diciamo che le persone hanno una gran paura di morire, è una cosa molto evidente, questo lo si nota proprio a pelle, quando ti avvicini a qualcuno e indietreggia, perché poi adesso anche le regole, le sicurezze, il distanziamento sociale, adesso è difficile, sarà difficile riprendere tutto come era una volta. Però il problema dove sta? Questa gran paura, da che cosa dipende? Dal virus? O il problema è qualcos'altro? Vedete, il problema non è il virus. Il problema è il nostro stato di colpa davanti a Dio. Siamo tutti mancanti e abbiamo bisogno di un intervento divino. L'Apostolo Paolo dice che il salario del peccato è la morte. Quindi noi abbiamo peccato, ecco perché moriamo, ecco perché ci si ammala prima e poi si muore. Quindi il problema non è il coronavirus, il problema è il nostro stato di colpa davanti a Dio. E non c'è vaccino che tenga, né? Fra l'altro anche a quanto pare nemmeno per il coronavirus ci sarà un vaccino veramente che possa essere risolutivo. Ma per il nostro stato di colpa davanti a Dio non c'è bisogno di una religione, non c'è bisogno di fare penitenze, c'è bisogno di un intervento divino, cosa che cercheremo di spiegare questa sera. Per esempio, a questo riguardo, io personalmente posso dirvi che sono arrivato alla conversione proprio perché avevo paura della morte.
paura, una forte paura della morte, perché dopo aver visto un mio amico morire a soli 17 anni, io non ero pronto a morire e mi sono chiesto se fosse capitato a me, dove sarei andato. Quindi la paura ha condizionato un po' la mia vita per un po' di tempo. Se posso parlare della mia testimonianza, il Signore diciamo che ha affinato la mia vita giusto con la sofferenza, proprio con la sofferenza. La sofferenza non è una punizione, la sofferenza è una grazia, perché attraverso la sofferenza si possono capire tantissime cose. Per esempio, attraverso la sofferenza, io avevo 16 anni quando ho avuto un incidente abbastanza grave e lì mi sono convertito. Ho cambiato la mia vita, ho chiesto perdono al Signore dei miei peccati, perché è stato un momento di grande sofferenza. Tra l'altro mi sono rotto tibia e perone della gamba sinistra, sono rimasto bloccato 3 mesi. Quindi questo momento di lockdown, ero rinchiuso a casa, non potevo uscire, non potevo fare tante cose, il Signore ha toccato il mio cuore. Quindi la salvezza è arrivata attraverso una sofferenza fisica. Per esempio, avevo 40 anni quando ho avuto un infortunio e lì a 16 anni c'è stata la conversione. A 40 anni la consapevolezza che tutto sta nelle mani di Dio. Io ero bloccato nel letto per un po' di tempo a causa di un problema alla schiena, e lì ho avuto la consapevolezza che tutto sta nelle mani di Dio, anche senza di me il piano di Dio procede, va avanti. A 51 anni, parlando di sofferenza, ho avuto un incidente con la bicicletta e mi sono rotto il braccio destro. E lì ho imparato da questo problema di salute la consacrazione. È importante la consacrazione, non solo la conversione, non solo la consapevolezza, ma anche la consacrazione. Avevo 53 anni, quindi sto parlando di 4 anni fa, ormai ero a Los Angeles, ho avuto un problema di salute e stavo partendo per il cielo, avevo una pressione molto alta e lì ho capito l'importanza di abbandonarmi completamente nelle mani del Signore. Diciamo che lì ero pronto a morire. E una cosa che ho scoperto in quella circostanza a Los Angeles, dove comunque grazie a Dio ero circondato da persone che io amo e sono amato, penso, anche da loro. Ho scoperto che solo chi è pronto a morire può vivere veramente questa vita. Il motivo per cui molti hanno paura è perché non sono pronti a morire. Quindi questa sera, questa riflessione vuole essere proprio su questa tematica, essere pronti a morire. Quindi solo chi è pronto a morire può vivere veramente questa vita. Quindi io mi auguro che questa riflessione possa essere un aiuto per essere pronti, pronti. Non perché dobbiamo morire, assolutamente, non è questo il pensiero, ma essere pronti, sì. Ora, per la maggior parte, la cosa più spaventa è il pensiero della morte. La maggior parte delle persone, poi ci sono quelli che fanno i gradassi, ma alla fine tutti possiamo avere un indice di paura della morte. Per molti il solo pensiero della morte fa accapponare la pelle e si fa di tutto per evitare di pensarci. Ma nello stesso tempo non possiamo mettere la testa sotto la sabbia, un po' come fanno gli struzzi, perché non è da persone intelligenti. Il problema c'è. Una statistica dice che nel mondo ogni giorno muoiono circa 200.000 persone. Ogni giorno. In altre parole, le statistiche è che uno su uno muore. Tutti dobbiamo morire. La Bibbia dice proprio questo, che tutti abbiamo peccato e tutti dobbiamo morire. Quindi la percentuale di quelli che muoiono è veramente impressionante, è davvero impressionante. Ora, no, non si può far finta di niente, ecco perché affronto questa tematica. Bisogna affrontare il tema nel modo giusto, ovviamente. Ad esempio, prima di fare una riflessione su un personaggio che ha affrontato il momento della morte in un modo più sereno possibile, che possa essere anche un augurio per tutti noi. La Bibbia, ad esempio, riguardo alla morte, contiene centinaia di riferimenti alla morte. La morte è definita dalla Bibbia stessa un nemico quasi invincibile.
Quindi è una cosa non indifferente. Infatti Paolo, l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, leggo in Prima Corinzi 15:26, dice che l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. L'ultimo, quindi vuol dire che è il nemico quasi più incredibile, quasi invincibile, quasi, ma è si vince, perché è stato vinta la morte. Quindi, però Paolo ne parla come l'ultimo nemico che sarà distrutto, sarà la morte. Ma la Bibbia dice altresì che è un nemico vinto. Infatti, sempre in Prima Corinzi 15, versetto 54, dice che la morte è stata sommersa nella vittoria. Quindi questa morte, che prima era quasi invincibile, adesso è stata sommersa nella vittoria. La cosa che molti trascurano, ecco perché poi la paura vince. La Bibbia, fra l'altro, parlando di paura, dice che l'amore vero caccia via la paura, qualsiasi tipo di paura, anche quella della morte, anche quella del morire. E quindi la cosa che molti trascurano è che il Signore Gesù Cristo ha cambiato il significato della morte. Cioè, dal momento in cui noi crediamo in Lui, nel momento in cui noi crediamo che quella che è stata la sua opera redentrice, attraverso la sua morte, ma anche la sua resurrezione, Lui, il nostro Signore, ha cambiato il significato della morte. Le stesse scritture lo dimostrano. Infatti, nel momento della morte, dovete sapere quello che accade nel momento in cui il credente muore. Cosa succede nel momento della morte? Che lo spirito del credente entra immediatamente nella presenza del Signore. Subito, immediatamente. Quindi, quando una persona che ama il Signore, che ha deciso di seguire Cristo, non una religione, ma Cristo, quindi ha instaurato una relazione con Cristo, nel momento in cui lascia questa terra, subito entra immediatamente nella presenza del Signore. Quindi la morte fisica, se volete, è solo un passaggio dalla vita terrena con Cristo alla vita in cielo con Cristo. Quindi è un accompagnamento continuo. Cioè, vi ricordate quando Gesù lascia i discepoli in Matteo, dice: io sarò con voi sempre, fino alla fine dell'età presente. Quindi questa fine, poi c'è anche l'accompagnamento nel regno dei cieli. Quindi la morte fisica è solo un passaggio, non è la fine. E questo deve essere chiaro, perché noi dobbiamo essere consapevoli di cosa ci aspetta come credenti. Quindi, se siamo consapevoli delle promesse di Dio, non dobbiamo temerla, la morte. La morte fisica non altera la continuità della relazione, piuttosto la arricchisce soltanto, perché quando si muore, poi si entra nella dimensione celeste insieme al Signore. Quindi la morte non altera la continuità della relazione, anzi arricchisce questa relazione. Infatti Paolo, scrivendo ai Filippesi e anche ai Corinzi, dice, leggo in Filippesi 1:23, dice così: essere con Cristo è molto meglio. Capite? Essere con Cristo è molto meglio. Ora, siccome dice ancora io non ho sperimentato questo, meglio stare qua. Certo, capisco, capiamo, però le promesse divine non verranno mai meno. Quindi Paolo dice, aveva capito bene, perché era un uomo di Dio spirituale, aveva inteso che cos'è il messaggio evangelico, e lui dice che essere con Cristo è molto meglio. Anche un salmo 116, versetto 15, dice: è preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. È preziosa questa morte dei suoi fedeli. Ovviamente il Signore dispiace quando i non credenti, gli infedeli, muoiono, perché chiaramente vanno in una dimensione di giudizio, e lì non c'è scampo per nessuno. Ma a differenza del non credente, che non ha timor di Dio, per i credenti è meglio, è molto meglio essere con Cristo. Per i credenti, dice il Signore, che è preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. Una cosa interessante che conferma che questa realtà conferma che la transizione a questo nuovo stato è immediata.
Infatti, Paolo, sempre in Seconda Corinzi, però questa volta, capitolo 5, versetto 8, dirà e dice: ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare col Signore. Quando si parte, vuol dire che si muore. Partire dal corpo. Quindi c'è questa conferma, cioè che la transizione a quel nuovo stato è immediata. Quindi si parte, siamo pieni di fiducia, si parte dal corpo per abitare col Signore. Non c'è un momento buio, un vuoto, un tunnel. No, c'è la certezza assoluta, siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare col Signore. Inoltre, ancora continuando su questa tematica, poi non so se avete domande, non lo so se ci sarà tempo, ma comunque la Bibbia insegna che un giorno i morti in Cristo saranno risuscitati e allora ci sarà dato un corpo nuovo. Quindi i morti in Cristo risusciteremo. Questo corpo nuovo sarà spirituale, sarà, diciamo, permanente, sarà un corpo glorioso. Paolo a questo riguardo ancora dirà. Leggo in Prima Corinzi 15, versetto 49, dice: e come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. L'Apostolo Giovanni aggiunge, a questo riguardo, in Prima Giovanni 3, 2, dice così: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come egli è. Insomma, carissimi, qui ci sono delle promesse meravigliose che dovrebbe diradare ogni dubbio, ogni paura che si può avere nei confronti della morte. Il famoso predicatore, evangelista Billy Graham scrive queste parole: la resurrezione distrugge la finalità della morte, fornendo un'alternativa alla polvere asfissiante della morte e apre la via a una vita nuova. Queste erano le parole che disse tempo addietro Billy Graham. Quindi abbiamo speranza dopo la morte. Quindi, fratelli, sorelle, amici, se abbiamo una relazione intima col Signore, non temiamo la morte. Vi voglio portare velocemente a riflettere su una storia dell'Antico Testamento che parla del morire. E voglio leggere insieme a voi il capitolo 27, non tutto il capitolo, solo 7 versetti, poi vi racconterò mentre andiamo avanti. Quindi prendete insieme a me la Bibbia e andate ad aprire la Bibbia in Genesi 27 e leggiamo dal versetto 1 al versetto 7. Andiamo a prendere, vediamo se riesco ad aprire. Ok, l'ho aperta. Allora, leggiamo insieme questi versetti, scusate. Allora, Isacco era invecchiato e i suoi occhi indeboliti non ci vedevano più. Leggo Genesi 27, versetto 1. Allora egli chiamò Esaù, suo figlio maggiore, e gli disse: figlio mio. Quello rispose: eccomi, è Isacco. Ecco, io sono vecchio e non so il giorno della mia morte. Ora prendi, ti prego, le tue armi, le tue frecce e il tuo arco, va fuori nei campi e prendimi un po' di salveggina. Poi preparami una pietanza saporita di quelle che mi piacciono, portamela perché io la mangi e ti benedica prima che io muoia. Rebecca stava ad ascoltare mentre Isacco parlava a suo figlio Esaù, ed Esaù se ne andò nei campi per cacciare della salvaggina e portarla a suo padre. Rebecca parlò a suo figlio Giacobbe e gli disse: ho udito tuo padre che parlava con tuo fratello Esaù e gli diceva: portami un po' di selvaggina e fammi una pietanza saporita perché io la mangi e ti benedica davanti al Signore prima che io muoia. Fin qui la parola. Ok. Allora, ci siete? Spero che ci siete ancora, siete insieme a me. Allora, questa è una storia carica di imbrogli, una storia carica di tante bugie. Però questa sera non voglio parlare di tutto questo, non voglio parlare degli imbrogli, non voglio parlare delle bugie,
ma vorrei focalizzare la nostra attenzione solamente sul versetto 2 che abbiamo letto, e lo rileggiamo di nuovo. Quello rispose: eccomi, Esaù. E Isacco: ecco, io sono vecchio e non so il giorno della mia morte. Ora, perché ho scelto questo verso? Perché cosa possiamo imparare da questo verso? Esattamente due cose, almeno, come riflessione. Innanzitutto si intravede la serenità di Isacco nell'affrontare il tema della morte. Io sono vecchio e non so il giorno della mia morte. Io spero che tanti di noi, anch'io mi sono avvicinato ad essere vecchio, ho 57 anni, e il tempo passa. Se guardi indietro, dico, ma come sono passati questi 57 anni? Forse fra di voi che state ascoltando, vedendo questa riflessione, sarete pure più grande di me. Vedete qui, in questo verso, c'è proprio questa serenità di Isacco nell'affrontare il tema della morte. Perché è così sereno Isacco? Perché è capace di pianificare la vita dei suoi figli fin dalla sua morte? È interessante questo. Alla moglie, anche la moglie Rebecca, per esempio, non sembra essere dispiaciuta al pensiero che il marito sarebbe morto da lì a poco. Per esempio il versetto 10, se ci fate caso, guardate insieme a me il versetto 10. Cioè, quantomeno lo leggiamo, se avete la Bibbia davanti, dice: tu lo porterai a tuo padre perché la mangi e così ti benedica prima che egli muoia. Quindi c'è questa tranquillità, questa serenità, anche questa consapevolezza da parte anche della moglie Rebecca. Esaù, nel momento di rabbia verso il fratello Giacobbe, che poi c'è stato l'imbroglio, insomma, Giacobbe si è travestito del fratello, vabbè, tante cose che forse molti di voi sapete. Esaù, nel momento di rabbia verso il fratello Giacobbe, che gli aveva rubato la benedizione, sa che il padre dovrà morire fra non molto. Infatti il versetto 41 ce lo dice, e dice così: Esaù odiava Giacobbe a causa della benedizione datagli da suo padre, e disse in cuor suo: i giorni del lutto di mio padre si avvicinano, allora ucciderò mio fratello Giacobbe. In pratica, tutti erano al corrente che Isacco sarebbe morto. Ma non si trova nessuna traccia di tristezza o di disperazione. Tutti al pensiero della morte non tremavano. Perché, secondo voi? Perché si parla con una naturalezza, come una cosa normale, morire? Sapete perché? Perché questi uomini avevano conosciuto Dio, il Dio vivente è vero. Questa è la differenza tra non conoscere Dio e conoscere Dio. La differenza sta proprio, ed è grande la differenza, perché le persone hanno paura, perché le persone muoiono nella religione, ecco perché hanno paura. Ma quando si muore nel Signore, la paura scompare. Questi uomini non tremavano al pensiero della morte perché avevano conosciuto il Dio vivente vero. E ve lo dimostro leggendo in Matteo 22, versetti 31 a 33. Sono dei versi chiave che dimostrano quanto naturale possa essere morire nel Signore. E vi leggo qui Matteo 22, 31 e 33. Quanto poi alla risurrezione dei morti, dice Gesù: non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono, dice Dio, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non l'avete letto questo? Egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi. E la folla, udite queste cose, stupiva del suo insegnamento. Allora, dovete sapere che, come allora, anche oggi, ci sono persone che non credono nella resurrezione. A quel tempo c'erano i sadducei. Quindi, fra la folla, quando hanno udito questo, insomma, non è che ci sono rimasti molto... Alcuni stupivano, altri forse si erano offesi. Però quello che sta dicendo, prendendo spunto anche da Esodo 3,6, che io sono l'Iddio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, Dio non è un Dio dei morti. È un Dio dei vivi. E allora, perché questi Isacco, insieme a tanti altri patriarchi, non avevano paura
non tremavano al pensiero della morte, perché avevano conosciuto Dio. Ora, la domanda è, tu che ti professi di essere un credente, un cristiano, hai conosciuto veramente Dio? No, perché se non lo abbiamo conosciuto veramente, ma l'abbiamo conosciuto solo religiosamente, ecco spiegata il problema. Io non ho una relazione intima col Signore. Sì, religiosamente sì, leggo la Bibbia, ma io non l'ho sperimentato nella mia vita. Ecco il motivo per cui molti hanno una paura incredibile pensando alla morte. Quindi, anche quando si muore, e qui quando Gesù sta parlando, Abramo, Isacco e Giacobbe erano morti da secoli, ma Gesù li cita come per dire Dio si relaziona con queste persone, anche se sono morti, ma si relaziona con loro perché stanno nel regno dei cieli, stanno lì. Quindi Dio non è Dio dei morti, è Dio dei vivi. Quindi quando noi lasciamo questa terra, se tu hai una relazione intima col Signore qui su questa terra, ce l'avrai lì, e quindi tu non sei morto, tu sei vivo, anzi sei veramente vivo, anzi sei finalmente vivo. Quindi queste persone è come se sapessero che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, come dice Paolo ai Romani 6:23. Quindi non c'era traccia di problema o di disperazione, ma non tremavano al pensiero della morte perché avevano conosciuto il Dio vivente e vero. C'è una seconda cosa che impariamo da questo versetto. Quindi la prima cosa che impariamo è che si intravede la serenità di Isacco nell'affrontare il tema della morte. La seconda cosa che impariamo, sicuramente Isacco è un uomo saggio. Perché dico questo? Perché vuole che le cose proseguano nel modo giusto. Quindi una persona saggia che sa che prima o poi dovrà morire, lascia tutto in ordine, fa tutte le cose giuste. Anche se lui non ci sarà, dovesse esserci più, lui è un uomo saggio e vuole che le cose proseguano sempre nel modo giusto. Infatti, affronta il pensiero della morte come una cosa naturale, proprio manifestando anche una certa sicurezza su quello che sta dicendo, come se sapesse dove sarebbe andato dopo la sua morte. E lo sapeva, sicuramente. Isacco sa che l'Iddio di suo padre, Abramo, è il suo Dio. Il Dio di Abramo è il Dio dei viventi e non dei morti. E lui sarebbe stato, dopo la sua morte, con Dio, quindi in cielo, a vivere la vita eterna. E qui c'è la grande differenza tra chi crede e chi non crede. Ora, in tutto questo mi colpisce questo aspetto perché tutti i figli di Dio dovrebbero avere questa serenità quando si parla o ci si avvicina al giorno della morte. Tutti. Anzi, dico di più, anche se non si invecchia, comunque la morte può arrivare in qualsiasi momento, quindi attraverso una calamità, attraverso un incidente. In questo tutti dovremmo avere una serenità, cioè dovremmo avere la nostra vita a posto davanti a Dio, in modo tale che in qualsiasi evenienza noi possiamo essere alla sua presenza senza rammarico di nulla. Quindi Isacco, che cosa è successo qui in questa storia? Ha vissuto in tutto 180 anni, ha vissuto 180 anni di comunione con il Signore Dio e lo si vede dal fatto che sa cosa deve fare ancora prima di morire, lo sa. Lui doveva, prima di morire, benedire suo figlio primogenito. Lo sapeva, doveva farlo. Era un qualcosa che Dio gli aveva detto di fare. E infatti Isacco non è rammaricato di questo. Anzi, sembra essere ansioso a portare a termine il suo compito. Ora, vedete, noi credenti di oggi siamo più privilegiati, se volete, di Isacco. Perché? Perché noi abbiamo conosciuto Cristo Gesù che è venuto e lui ha sconfitto risuscitando che cosa? Che cosa ha sconfitto risuscitando? Ha sconfitto il diavolo. Risuscitando ha sconfitto il peccato e ha sconfitto la morte. Stiamo portando a termine il nostro compito. Isacco porta a termine il suo compito nel benedire suo primogenito, ma noi cristiani di oggi, credenti di oggi, stiamo portando a termine il nostro compito, cioè il grande mandato
di portare questa buona notizia a tutti coloro che hanno paura di morire. Perciò anche noi possiamo pensare alla morte con fiducia, perché non è più un tabù per i credenti. La morte per i credenti non è un tabù. Per i non credenti, che non hanno timore di Dio, che non hanno conosciuto Dio, la morte è un tabù. Ora, prima di concludere, voglio darvi qualche consiglio, se mi permettete. Poi vado a vedere se ci sono delle domande e in caso posso rispondere. Se sei un credente in Cristo, teniamo presente che prepararsi alla morte, o soprattutto un lutto, comporta dei cambiamenti, comporta anche degli aggiustamenti. Può succedere. Tutti i credenti siamo chiamati a questo riguardo a un nuovo impegno, come dire, a una rinnovata consacrazione a Cristo. Quindi se prima da adesso la tua vita è un po' vivi alla giornata, ma senza pensare di essere a posto con Dio, regola con Dio, cerca di regolare un po' la tua vita. Prendi un nuovo impegno, rinnova la tua consacrazione a Cristo. Se c'è un'incertezza sulla tua relazione con Cristo, vai a Cristo, vai confessando il tuo peccato. Se c'è questa incertezza, fai tutti i passi necessari per avere pace con Dio. Ora, vedete, quando un credente vive in piena comunione con Cristo, sarà capace di affrontare la morte realisticamente, ma in un modo vittorioso, non succube. Ma in un modo vittorioso, quando io vivo in piena comunione con Cristo, io affronto sempre qualsiasi tematica, anche il tema della morte, ma non sono sottomesso alla morte, ma io l'affronto realisticamente in un modo vittorioso. Quindi non dovrà coglierci completamente di sorpresa e impreparati il momento della morte, perché la morte per il credente non dovrebbe essere un illustre sconosciuto che genera paura e incute terrore. Per il credente la morte non può essere così, non deve essere così. Se è così, c'è un problema dentro, nella tua fede, nel tuo cuore. Ma la morte per il credente dovrebbe essere piuttosto il momento in cui non vediamo, diremmo così, più come in uno specchio, in un modo oscuro, ma vediamo faccia a faccia. Questo è quello che è la morte per un credente. E infine, se sei un non credente che ancora non hai sperimentato la nuova nascita in Cristo Gesù, che ancora non hai confessato i tuoi peccati, ricorda, se vuoi essere adeguatamente preparato alla morte, devi prendere l'importante decisione che riguarda la tua relazione eterna nel corso di questa vita. Perciò ti invito a ricevere Gesù Cristo come Signore e Salvatore della tua vita. Se fai ciò, è necessario curare la vita cristiana. Quindi in questo periodo di lockdown, di particolarità personale, dove ognuno di noi ha fatto un'introspezione interiore non indifferente, il Signore ti sta chiamando, realmente ti sta chiamando, non devi tentennare. Scusate se dico questo, perché io vedo persone indecise, indecise a seguire Cristo. Non c'è da aspettare molto nel seguire Cristo, perché per grazia sua siamo ancora vivi, ma domani non sappiamo cosa succederà, non sappiamo niente del domani. Ecco perché la Bibbia ci incita e ci esorta a credere in Cristo oggi. Domani potrebbe essere troppo tardi. E io personalmente vi invito a prendere questa decisione di ricevere Cristo nella vostra vita come Signore e Salvatore e poi fare di tutto per curare la vita cristiana. Per questo ti incoraggio a leggere, ti incoraggio a studiare la Bibbia, ti incoraggio ad avere l'abitudine di andare in preghiera. Sì, pregare. Attenzione, non recitare le preghiere, ma di vero cuore parlare col Signore Gesù. E infine ti esorto a prendere parte attiva in una chiesa che insegna la Bibbia. Una chiesa sana insegna la Bibbia. E quindi io ti esorto non solo a startene a casa per conto tuo, ma ti esorto a leggere, a studiare, sì, pregare, sì, ma ti esorto anche a prendere parte attiva, cioè a entrare, a far parte di una chiesa che insegna la parola di Dio, per avere comunione fraterna, per adorare il Signore e per ascoltare lo studio della parola. Tutto ciò ci può aiutare ad essere costantemente rassicurati riguardo la speranza eterna, che nostra
in quanto cristiani. Quindi noi abbiamo delle certezze, delle speranze che gli altri non hanno, ma le attingiamo dalla parola di Dio, che è eterna. Quindi, non so se ci sono domande, io penso di aver concluso, vado a vedere se ci sono delle domande. Non ci sono domande, per questo io voglio concludere questo incontro dando la parola a Vasto per l'ultimo canto e poi concludiamo con una preghiera insieme.